adesso siamo un pochino in anticipo di qualche minuto rispetto alla prossima sessione, però se sono già in sala, avremo due persone collegate, due persone qui in sala che sono Giovanna Della Posta e Ornella Chinotti, quindi se sono già in sala le invito a salire. Ma Giovanna la vedo, ecco, Giovanna Della Posta, presidente di Invimit, amministratore delegato. Ah, prego, prego, si accomodi. Non mi hanno comunicato la modifica. Molto piacere. Venga, si accomodi. Si accomodi. Giovanna. Ecco, allora poi aspettiamo che si colleghino il chairman della sessione. Che ci siamo conosciuti digitale. Ci si collegherà da Londra, no? Maria Savona, professoressa Maria Savona, e poi ci sarà Agostino Santoni che si collega da, non ricordo se Londra o Bruxelles, forse Bruxelles, l'amministratore delegato di Cisco. Ma ci prendiamo questi qualche minuto perché in realtà questa è la prima di alcune sessioni che toccano un tema fondamentale, che è il tema del lavoro. Ah, ok, grazie. Che è il tema del lavoro, ne abbiamo già toccato in vari modi, ma perché alcune sessioni? Perché la sessione che inizierà tra poco si chiama Verso nuovi modelli di lavoro tra fisico e digitale. L'abbiamo toccato tangenzialmente in molti modi, è la realtà del momento, qualche volta si dice ibrido, in realtà insomma è una questione che va affrontata per chiarire un pochettino, a partire dalla terminologia, la realtà di che cosa voglia dire modelli verso nuovi modelli di lavoro tra fisico e digitale. Sappiamo di cosa stiamo parlando, lo viviamo ciascuno di noi in un modo diverso. Ci sono alcune costanti e alcune variabili, e insomma ne parleranno in questa sessione. Domani mattina avremo una sessione che si chiama Nuove competenze, nuova formazione, obiettivi prioritari per il rilancio. È chiaro che quando parliamo di nuovi modelli di lavoro, come nella prossima sessione, dobbiamo immediatamente anche ricollegarci al fatto che c'è in atto un cambiamento fortissimo in molti sensi, per cui per esempio oggi si è già citata il Great Resignation, ci sono molte persone che lasciano il lavoro e non ci aspettavamo che lo facessero perché durante il lockdown hanno scoperto che si può vivere in un modo diverso oppure che non si vogliono più spostare con il commuting, eccetera, e queste cose certamente fanno parte del quadro. E poi ci sono elementi che riguardano quello di cui abbiamo parlato lungamente ieri mattina, ossia l'evoluzione della tecnologia. L'evoluzione della tecnologia, intelligenza artificiale, la robotica e via dicendo, ma più in generale ancora, insomma, tutte le tecnologie spesso in parte sono sostitutive del lavoro, ma è una parte abbastanza, di certi tipi di lavoro in questo momento è una parte abbastanza contenuta, o almeno speriamo che lo sia, e in parte determinano un'accelerazione nel cambiamento delle competenze, nel cambiamento delle skill che occorre avere per coprire determinate posizioni. E anche Dolcetta prima ci ha fatto toccare con mano che ci sono centinaia di migliaia di posti di lavoro in questo paese che non possono essere coperti perché c'è il mismatch tra la domanda e l'offerta di lavoro, perché le competenze non corrispondono. E quindi questa questione delle competenze, delle nuove competenze e della nuova formazione è fondamentale. Abbiamo parlato anche già di continuous learning, di lifelong learning, ma è molto molto complessa l'attuazione di questo genere di transizione, chiamiamola così. Quindi la sessione di questo pomeriggio si riconnette strettissimamente alla prima sessione di domani. Ci sarà poi un'altra sessione subito successiva che è più, se volete, sociologica, infatti sono tutti sociologi e poi alcuni testimonial anche d'azienda, di generazione in generazione, la rinascita dell'Italia nel confronto tra stili di vita, consumo e lavoro. Quindi ritorna fuori l'elemento del lavoro e sarà condotta da Francesco Morace, ben noto sociologo, e anche qui è chiaro che noi andiamo a toccare degli elementi che appartengono alle due precedenti sessioni. Cambiamento di stile di vita, un attimo fa dicevo
ci sono persone che in questo momento che rassegnano le dimissioni in maniera, ripeto, inaspettata rispetto a quello che si poteva supporre solo pochi mesi fa. Adesso c'è un'ondata importante negli Stati Uniti, si parla di milioni di persone che stanno lasciando il lavoro senza averne un altro in questo momento sostitutivo, lo fanno proprio perché desiderano un nuovo stile di vita, oltre che di lavoro, ma anche in Italia questo fenomeno si fa sentire, forse meno, ma c'è, esiste, e quindi anche questo è un punto estremamente interessante, importante da analizzare, e quindi questa sessione lo affronterà, diciamo, come elemento appartenente a un'evoluzione della società che ancora una volta dipende dall'accelerazione e dalla grande svolta determinata da questa esperienza, chiamiamola così, della pandemia, esperienza di cui avremmo fatto volentieri a meno, ma che non potendo farne a meno occorre imparare a cavalcare, a dominare, a superare, cogliendo diciamo quello che effettivamente da essa sta emergendo in termini che vanno oltre, diciamo, il sanitario, e quindi quello che è il cambiamento nell'economia e nella società che la grande pandemia sta determinando. Quindi questo volevo farvi presente per introdurre la sessione, questa sessione, e in realtà tutte e tre le sessioni. Vedo che abbiamo con noi già Maria Savona, la professoressa Maria Savona, docente alla LUIS e docente dell'Università del Sussex. Mi ritiro in buon ordine, Maria, perché poi il compito di gestire come chairman questa sessione è tuo, e quindi io scompaio dalla scena. Maria buonasera Enrico, grazie. Allora, ci sono... Ci sono tutti, allora, sono tutti presenti. Ci siamo tutti, sì. Benissimo. Allora, io volevo introdurre questa sessione. Prima lasciami dire che sono onoratissima di fare da chairman di questa sessione su un tema cruciale, infatti, e soprattutto di ascoltare un panel di tale portata su questo argomento cruciale. Come dicevi prima, in realtà, diciamo, il futuro del lavoro è appunto, in un contesto di digitalizzazione, è di cruciale importanza, ma non soltanto per le nostre economie, ma per le nostre società. E in realtà stiamo parlando di quello che io considero come l'ultima wave di un processo, dei processi di automazione dei processi produttivi. Allora, nella storia del pensiero economico, gli effetti dell'automazione sul mercato del lavoro sono stati studiati, analizzati largamente, e la digitalizzazione è un processo di automazione peculiare, se vogliamo, perché è molto più pervasiva anche a livello della nostra società, e quindi ha un effetto di enorme portata. E ovviamente, come dicevi, i processi di digitalizzazione, ne abbiamo visto un'accelerazione brutale dopo la pandemia, quindi dobbiamo quindi analizzare un processo di lunga durata, ma anche appunto prevedere quale sarà il futuro della digitalizzazione del mondo del lavoro. Quindi sono temi assolutamente cruciali, dobbiamo capire, quantificare e qualificare quale sarà il new normal, se vogliamo, quali sono gli effetti. Alcuni sono positivi, altri sono negativi. Ad esempio, c'è la possibilità che si abbia un impatto della digitalizzazione del mercato del lavoro, soprattutto dello smart working, del remote working, per esempio, sulle potenzialità innovative delle imprese. Ma tutto questo lo vedremo nel corso di questa discussione. Io vorrei innanzitutto presentare il nostro panel, e quindi io sono appunto felice di presentare il panel costituito da Giovanna Della Posta, che è amministratore delegato di Inbimit SGR. Vorrei salutare anche Ornella Chinotti, che è collegata da remoto anche lei, che è Managing Director Italia-Francia di SHL. Agostino Santoni, che è vicepresidente della Cisco South Europe, e il collega Giuseppe Italiano, che è Professor of Computer Science alla LUIS. E quello che vorrei cominciare con un primo round, se vogliamo, di domande,
e che riguardano un po' diciamo, capire e sviscerare un attimo il processo di digitalizzazione sui lavori nei vostri ambiti specifici, diciamo così. E quindi mi interessa innanzitutto sapere che tipologia, cioè che tipo di digitalizzazione o di adozione, per esempio di tecnologie come AI, eccetera, avete implementato nei vostri rispettivi ambiti e soprattutto quali sono gli effetti sui vostri business models, quindi come inquadrate questi processi di digitalizzazione nel corso degli anni. E innanzitutto quindi in relazione a questo, anche come diceva Enrico, quello che serve sapere è quali sono, quali prevedete che siano diciamo, le competenze, gli skills che saranno più in demand, diciamo, nei modelli organizzativi appunto correnti e futuri. Arriveremo poi agli effetti della pandemia in seguito. Quindi direi di fare un primo giro di considerazioni, inviterei appunto nell'ordine di presentazione a intervenire per qualche minuto ciascuno, dopodiché cercheremo di tirare le fila di tutto. Giovanna. Eccomi. Beh sì, innanzitutto secondo me è importante dare un attimo un quadro di che cos'è Invimit, SGR, per inquadrare anche come il futuro impatterà su di noi, come l'evoluzione impatterà su di noi, l'evoluzione digitale, ma come dico sempre saremo noi in grado di cambiare il futuro, perché il futuro non è qualcosa che necessariamente arriva e dobbiamo gestire, il futuro possiamo costruirlo anche noi e noi siamo abbastanza grandi per poterlo fare, perché Invimit SGR è la SGR del Ministero dell'Economia e Finanze, quindi SGR del Tesoro. E allora di fronte al fatto che gestiamo in questo momento un paio di miliardi in asset immobiliari, ma il nostro paese ha il grande potenziale del patrimonio pubblico, perché siamo praticamente circondati dal mattone pubblico che vale censito circa 300 miliardi di euro, e parliamo anche di valori se vogliamo inferiori quelli che sono stati censiti a quelli effettivi. È chiaro che Invimit ha questa potenzialità, cioè quella anche di orientare questo futuro traendo proprio spunto da tutti gli strumenti innovativi che stanno arrivando. E anche noi siamo stati, diciamo, un po' folgorati, no, da quello che è il tema dell'intelligenza artificiale. È un tema pervasivo in tutte le industrie, sarà pervasivo anche nel mondo del real estate. Il prop tech è qualcosa che sta avanzando anche con una certa velocità, ma noi, nonostante, diciamo, questa matrice pubblica che in teoria ci metterebbe in un alveo, diciamo così, quasi spesso, diciamo, considerati un passo indietro, posso dire che forse siamo un passo avanti rispetto a tanti. La tecnologia, la parte di intelligenza artificiale ormai fa parte del nostro modello di scouting degli investimenti, e questo posso dirlo anche con un certo orgoglio, perché sono probabilmente pochissimi che oggi usano dei tool di intelligenza artificiale per fare scouting di immobili, e lo facciamo attraverso degli algoritmi di intelligenza artificiale che ci consentono di analizzare il territorio circostante un immobile e di comprendere se quel territorio è un territorio che può accogliere una progettualità che noi stiamo immaginando. Questo prescinde un po' dalle caratteristiche tecniche dell'immobile, perché l'immobile perfetto nel deserto è chiaro che non si presta allo stesso progetto che possiamo fare se l'immobile è al centro di una città. Ma quanti quartieri conosciamo veramente? L'essere umano è in grado veramente di valutare le miriade di informazioni intorno ad un immobile? Oggi posso dire con grande, diciamo, convinzione no. Quindi noi abbiamo sviluppato un algoritmo che analizza 14 dimensioni socio-economiche, le pondera diversamente, nel giro di 2 secondi ci restituisce uno score sul territorio. Ecco, questo è un esempio di applicazione nel mondo real estate. Prima, per poter fare queste analisi non sarebbero bastati il numero di persone infinite, ovviamente,
ma perché lo abbiamo fatto prima noi e poi magari lo farà anche il privato? Perché noi partivamo già da una situazione in cui c'era una moltitudine di asset da dover studiare che era impensabile che potesse fare un team, per quanto diciamo nutrito. E quindi abbiamo dovuto trovare una soluzione ad un problema. In realtà questo ha generato una grande opportunità. Quindi, vista in quest'ottica, ecco, l'intelligenza artificiale nel real estate sarà sicuramente uno strumento molto utile. Grazie Giovanna, guarda, questo è importantissimo ed è assolutamente importante capire come l'adozione di AI sia, come dire, pervasiva anche in settori come il real estate, che non era scontato né sicuramente molto conosciuto, quindi questo è importante. E vorrei passare ad Ornella. Salve, buon pomeriggio a tutti. Grazie per questo invito innanzitutto. Sì, magari anch'io voglio dare un pochino lo scenario di che cos'è SHL. SHL aiuta le organizzazioni a costruire la forza lavoro skillata, motivata, ingaggiata. Lo facciamo attraverso la creazione di metodi e strumenti che sono basati su tre elementi: la scientificità, la tecnologia e l'attenzione all'esperienza dei candidati e dei partecipanti. Allora, qui in questo caso, che cosa vuol dire l'artificial intelligence in un contesto che è quello di reclutamento, valutazione delle persone, sia in entrata che durante il loro sviluppo? E se l'artificial intelligence diventa davvero uno strumento interessante, ma anche quali sono le criticità che questo pone e le attenzioni che dobbiamo avere? Senza dubbio l'uso dell'artificial intelligence sta aumentando significativamente. Diciamo che aumenta prevalentemente nelle grandi aziende, più che nelle medie e piccole, anche se pensiamo che ci sia la possibilità di scalarlo poi successivamente. E questo è dovuto naturalmente a fattori che stanno forse fuori campo rispetto all'artificial intelligence, in particolare la tecnologia che è più diffusa, internet e lo smartphone, perché dà la possibilità in ogni momento di accedere a attività di valutazione, di ricerca del lavoro e così via. Credo che sia estremamente importante in questa fase in cui abbiamo visto che c'è un gap. Le persone si muovono velocemente e cercano molto velocemente le nuove posizioni e nuove opportunità. Ma che cos'è che l'artificial intelligence promette, no? Perché poi c'è questa parola interessante. Allora, nell'ambito delle risorse umane, in particolare nei processi di selezione, è la previsione migliore tra il fit persona e ruolo. È importante questo perché dà la possibilità alle persone di scegliere il lavoro più adatto a loro e all'organizzazione di prendere la persona che più, come dire, fitta con l'organizzazione e con la cultura. L'altro aspetto è la capacità di prevedere il successo dei leader in futuro, ad esempio ridurre le discriminazioni di genere o di età, e un altro è avere un'esperienza, diciamo, più coinvolgente nel momento dell'identificazione, diciamo, dell'organizzazione, ma anche del processo di valutazione. Ultimo aspetto, e credo che questo sia un'evoluzione estremamente interessante, è il collegamento tra le metriche di business e degli analytics di HR, perché questo probabilmente ci può aiutare a capire meglio come operare in futuro. Ora, questo strumento viene applicato, vado molto rapidamente, su interviste sincrono o asincrone, viene applicato nella valutazione di test situazionali, viene applicato nei CV, viene applicato nella lettura di testi, di saggi, nella capacità di leggere, di conoscere ad esempio le lingue e così via. Però quali sono le criticità, no? Allora, qui entra un tema estremamente importante che forse tocca tutti dal punto di vista dell'artificial intelligence, ed è l'implicazione dal punto di vista etico. E cosa vuol dire questo? Faccio semplicemente un esempio, no? C'è stato un primo caso giudiziario, mi sembra l'anno scorso, che ha raggiunto la Corte Suprema negli Stati Uniti.
dove alcuni candidati che erano stati sottoposti a una valutazione, un grande reclutamento, hanno sostenuto che la valutazione non era stata equa. Che cosa significa questo? No? Significa come è possibile coniugare una prospettiva, che è una prospettiva scientifica e una prospettiva etica. Le organizzazioni in questo momento non sono ancora pronte, soprattutto per quale motivo? Perché le normative sono più lente rispetto all'evoluzione della tecnologia. E quindi è importante dotarsi, soprattutto per chi promuove l'artificial intelligence, di regole etiche. In questo caso, ad esempio, ne cito quattro perché sono le più significative. La prima è, noi la chiamiamo no black box, no scatole nere, cioè tutte le caratteristiche e le variabili che vengono considerate, utilizzate nei processi di valutazione, devono essere pertinenti allo scopo e dichiarate per certo. La seconda è no ad essere ateoretici. È chiaro che con queste nuove tecnologie possiamo elaborare e costruire dei modelli predittivi con molti dati che a volte sono anche creano rumore. Diventa così importante avere, per poter fare delle previsioni attendibili, una teoria di riferimento e essere in grado di dimostrare che quello che si sta facendo ha a che fare con, aiuta la previsione perché alla base c'è un riferimento, una teoria. L'altro aspetto è che queste devono essere l'artificial intelligence non può, deve essere sviluppata da un insieme di esperti, che da una parte possono essere data analyst, possono essere psicologi, possono essere ingegneri, possono essere. Quindi anche questa è la complessità, che non può essere guardata da una sola prospettiva, ma deve essere in qualche modo multidisciplinare nella loro costruzione. E l'ultimo punto, e poi concludo, è che dobbiamo ricordarci che l'artificial intelligence serve a creare delle condizioni migliori per le persone, in questo caso per i partecipanti, per i possibili clienti e per le organizzazioni. E quindi diventa estremamente importante che siano sempre supervisionate e validate attraverso, chiamiamolo, l'occhio dell'umano. Ecco, questo mi sembra le riflessioni che volevo condividere con voi, proprio per, da una parte, creare maggiore confidenza con l'artificial intelligence in questo settore che è così delicato, e dall'altra parte, però, sottolineare quelli che sono anche forse i lati oscuri che dobbiamo controllare. Grazie Ornella, questo è assolutamente cruciale. Io direi che hai toccato un tema fondamentale, che è quello anche di utilizzo della tecnologia, innanzitutto in maniera consapevole, dove la multidisciplinarietà ha un ruolo fondamentale, perché gestire la complessità dell'utilizzo di una tecnologia, specialmente quando è così vicina al mercato del lavoro, necessita di competenze e complesse, che toccava il punto un po' che avevo sollevato all'inizio. L'altro aspetto mi sembra di capire che è un problema di non è necessariamente sostitutiva del lavoro umano, cioè l'adozione di questa tecnologia deve essere complementare. Allora a questo punto ci chiediamo che tipo di competenze poi è necessario coltivare nel medio e lungo termine per poter coadiuvare l'utilizzo la digitalizzazione di alcuni processi produttivi, nel caso che hai esemplificato, nei processi di assunzione e reclutamento, che sono delicatissimi, come hai evidenziato, e che appunto è necessario appunto sostenere anche con regolamentazione precisa. Grazie. Passerei ad Agostino. Buon pomeriggio. Prego, avevo sollevato la domanda di cominciare a discutere nei vostri rispettivi ambiti dell'utilizzo della digitalizzazione nei business models. Grazie mille, grazie ancora per l'invito. Come potete immaginare, il tema della tecnologia e il tema dell'utilizzo consapevole della tecnologia, mi piace molto il tuo commento
mi piace molto la parola consapevolezza, soprattutto relativamente alla tecnologia. Per noi è, in Cisco è un tema importante, no? Nelle molteplici viste. La prima, ci occupiamo di tecnologia, sviluppiamo la tecnologia, ma utilizziamo la tecnologia come dipendenti, come persone che sono nel mondo del lavoro. Viene da dire che tutte le nostre piattaforme tecnologiche utilizzano l'intelligenza artificiale. Il periodo che abbiamo vissuto, quello della pandemia, ha visto ad esempio nel nostro settore un aumento, ahimè, straordinario degli attacchi cibernetici. E uno dei modi per cercare di combattere i cattivi, visto che noi abbiamo l'ambizione di essere i buoni, quindi di eludere questi attacchi, è quello di utilizzare la tecnologia, quale l'intelligenza artificiale, per essere ancora più efficace, per cercare di evitare questi attacchi. Giusto per darvi un numero che a me colpisce molto, noi blocchiamo ogni giorno 80 miliardi di attacchi, che è un numero che io continuo a guardare e dico, ma cosa vuol dire 80 miliardi di attacchi? Un numero gigantesco, no? E solo per darvi un'idea, il numero di volte che noi cerchiamo qualcosa su Google, lo facciamo per l'intera popolazione mondiale 4 miliardi di volte. Cioè ogni giorno dici, ma chi è Agostino Santoni? Fammi vedere, questa cosa qua noi come popolazione mondiale lo facciamo 4 miliardi di volte. Quindi uno dei temi relativamente alla consapevolezza, soprattutto in questo periodo che abbiamo vissuto, che stiamo vivendo, l'utilizzo consapevole della tecnologia del digitale, accelerata dall'intelligenza artificiale, perché non si compra l'intelligenza artificiale, è integrata, come abbiamo sentito prima, in alcuni processi di business o in alcuni processi di funzionamento delle organizzazioni. E questo tema per noi è fondamentale. Un altro tema fondamentale, che è un prerequisito per noi importantissimo, a noi piace dire che la privacy è un diritto fondamentale dell'uomo. E quindi anche il modo in cui noi pensiamo all'intelligenza artificiale e il modo in cui pensiamo ai dati e all'utilizzo dei dati, per tutta la catena di pensiero, di produzione dell'innovazione, la prima cosa alla quale noi pensiamo è la privacy deve essere un diritto dell'uomo. E lo dico perché... Si è interrotto il collegamento, o almeno si è sospeso temporaneamente. Maria, tu sei ancora con noi? Maria Savona? Anche Maria Savona sembra non sentire. Semplicità. Ecco. No. Perché la semplicità è un acceleratore di produttività e di collaborazione tra la persona, cioè se noi facciamo la tecnologia che è semplice, è evidente che tutto il tema del miglioramento della qualità della nostra vita sarà più semplice. Io ho in mente uno dei progetti più belli che abbiamo fatto a proposito di persone, che è stato quello di dotare nell'RSA, nel momento della pandemia, dei dispositivi, noi li chiamiamo telepresenza, un video d'altissima definizione, che consente sia a livello audio che a livello video di avere un'interazione bellissima, di altissima qualità. C'è un tasto rosso e un tasto verde. Allora l'immagine di questi anziani, di persone anziane, che dialogavano con le loro famiglie e che sentivano bene, perché l'audio si sentiva benissimo, con una grandissima qualità, ecco, quell'immagine lì per me è stata illuminante, a parte darci una soddisfazione straordinaria, ma è stata illuminante perché abbiamo capito quanto è vero fare tecnologia semplice che possa dare questo tipo di esperienza. Poi guardo l'organizzazione e guardo l'esperienza che noi abbiamo fatto. E noi abbiamo, diciamo, pensando alla tecnologia e all'organizzazione, la prima considerazione è qual è la cultura dell'azienda. E ad esempio in questi due anni uno degli aspetti importanti della nostra cultura, che è quella di dare alle persone la possibilità di scegliere. Cioè, noi siamo nati come azienda, da sempre uno dei nostri valori più importanti è che diamo alle persone la possibilità di scegliere.
Posso scegliere di lavorare da casa, posso scegliere di venire in ufficio, posso scegliere di lavorare in qualsiasi situazione perché sono consapevole degli obiettivi che ho. Con la pandemia il criterio fondamentale nostro non è stato più disponibile perché non avevamo più possibilità di scegliere, perché c'è una sola opzione, lavora da casa. Dici, ma come? Per noi è stato complicato gestire questo. Quindi adesso quando ritorniamo, ci auguriamo sempre di più in una vita, tra virgolette, la nuova vita normale, riprendere il controllo di uno dei valori più importanti della nostra cultura è fondamentale per l'energia che è all'interno della nostra organizzazione. Abbiamo imparato tantissimo dell'utilizzo della tecnologia in questi anni, no? Un po' tutti lo diciamo, tutti noi abbiamo fatto un passo in avanti di a piacere 5-10 anni, ma c'è tantissimo ancora da fare, sono sicuro, ne parleremo dopo, sul tema della leadership, cioè come si fa a gestire un'organizzazione fatta così? Quali criteri di leadership servono? Con quale energia? Con quale modalità? Ecco, noi ci sfidiamo tanto, mi fa piacere che avremo possibilità di parlarne, perché questa è la grande sfida. Non è più solo la sfida della tecnologia, forse quella è la più semplice, ma la sfida è quali sono le doti di leadership che servono per affrontare il nuovo mondo del lavoro che stiamo vivendo oggi. E noi pensiamo che il percorso da fare è un percorso importante e le organizzazioni che meglio lo interpreteranno e i leader che meglio lo interpreteranno avranno un vantaggio competitivo straordinario. Quindi grazie per avermi invitato e felice di poter dare un contributo dopo anche su questo tema. Grazie Agostino, sì, cioè, poi agli effetti della pandemia ci torniamo sicuramente in un round successivo, ma grazie di aver illustrato lo spirito dell'azienda. E passerei a Giuseppe ora, perché diciamo l'ambito specifico è quello accademico, vediamo la sua visione sul, diciamo, sugli effetti della digitalizzazione sui modelli di business e le competenze. Giuseppe. Sì, grazie mille innanzitutto per avermi invitato, è veramente un grande onore per me essere qui. Volevo più che altro focalizzarmi sulle competenze, perché diciamo immagino che sui modelli di business ne abbiamo discusso approfonditamente finora, no? Credo che diciamo le competenze che servono oggi siano abbastanza chiare a un livello macroscopico. Viviamo in una società che è fortemente basata su dati. Se noi guardiamo chi sono le prime 5 aziende più ricche al mondo per capitalizzazione di mercato, troviamo Microsoft, Apple, Amazon, Google, Facebook, e poi potremmo continuare con altre aziende che basano le loro revenue sui dati. Come dicevamo prima, oramai viviamo anche in un mondo di algoritmi. Spesso parliamo di intelligenza artificiale, ma quando parliamo di intelligenza artificiale in realtà ci riferiamo ad algoritmi di machine learning, che come abbiamo visto sono ovunque nel real estate, HR, cyber security, appunto come discutevano prima la dottoressa Della Posta, la dottoressa Chinotti, il dottor Santoni. E credo anche questa pandemia da Covid che ci ha colto tutti di sorpresa ci ha fatto capire qualcosa che forse potevamo capire anche prima, che è l'importanza dei dati. Cioè noi e qualsiasi paese ha preso delle decisioni strategiche, decisioni su cui si basavano la vita dei suoi cittadini sui dati. Ogni giorno si guarda dati sui contagi, dati sulle terapie intensive, dati sui decessi, e si cerca di capire, di avere una fotografia di quello che sta succedendo. Si cerca di capire, di prevedere, esattamente come diceva prima la dottoressa Della Posta, prevedere nell'ambito real estate se questo terreno avrà un certo score, e noi li abbiamo usati per prevedere cosa poteva succedere domani nella pandemia, o anche per prendere decisioni strategiche. Sono state tutte decisioni che abbiamo prese in base a dati, e tutti quanti oramai, o gran parte delle persone che devono prendere decisioni strategiche lo fanno in base ai dati. Credo che insomma sia difficile prendere una decisione strategica al buio senza guardare i dati. Ecco, io credo che appunto una competenza importantissima oggi sia quella del data scientist.
L'Harvard Business Review, che è una sorgente molto autorevole, ha detto qualche anno fa: il data scientist is the sexiest job of the 21st century. Il data scientist è il lavoro più sexy del XXI secolo. E questo continua ancora, e molti prevedono un futuro ancora più importante nell'ambito di questa disciplina. Servono persone che siano in grado di guardare i dati, di leggere i dati, di capire quali sono gli insight di questi dati, di raccontare quello che c'è in questi dati e di aiutare poi chi dovrà prendere decisioni basandosi su questi dati. Io credo che non è utile avere un data scientist generico a 360 gradi che possa fare data science in medicina, in biologia o in altre specifiche competenze. La nostra scommessa, per esempio, come università, è quello di avere un percorso di studi in area data science for business. E quindi diciamo cercare di formare persone, professionisti, che siano perfettamente bilingui nel linguaggio dei dati, nella parte data science, e nel linguaggio del business. Quindi siano in grado anche di affrontare problemi con una forte competenza in ambito business. Quando io ero molto giovane mi dicevano tutti: guarda, qualsiasi cosa vuoi fare della tua vita, impara l'inglese, perché non andrai molto lontano senza sapere l'inglese. E credo che oggi possiamo dire: ok, l'inglese lo devi sapere per forza, questo è scontato, ma impara il linguaggio dei dati, perché se non impari il linguaggio del dato, indipendentemente da quello che vorrai fare nella vita, ti troverai in grossa difficoltà. Tutte le professioni credo stanno cambiando. Gli avvocati hanno delle applicazioni che riescono a fare analisi documentali molto efficienti e quindi riescono a analizzare documenti e a evidenziare dei punti di particolare attenzione. Abbiamo degli strumenti incredibili, abbiamo dei modelli di large language models tipo GPT-3 che riescono a generare testo che sembra non facilmente distinguibile dal testo che generiamo noi esseri umani. Questo sarà anche una profonda rivoluzione, secondo me, negli anni a venire. Ecco, io credo che le competenze che servono siano competenze fortemente data-driven non a sé stanti, non in teoria, ma fortemente incarnate nell'area di business, perché questa è forse un'area in cui le decisioni strategiche sono sempre più importanti. Esemplificando al massimo, credo che servano persone che sappiano, siano fluenti con i numeri, ma anche con le parole, sappiano anche raccontare cosa ci dicono i dati. C'è Robert Dills, se non ricordo male, che ha fatto questa metafora molto interessante, della rana e del pipistrello. Diceva: entrambi gli animali si nutrono di insetti, però la rana sta lì ferma, nello stagno, e non ha sensori particolarmente efficienti, ma se un insetto gli si avvicina a una certa distanza riesce a catturarlo. Il pipistrello invece non sta fermo, va in giro, sonda, lancia segnali, riesce a raccogliere anche segnali deboli, e questo lo rende in qualche modo molto speciale rispetto alla strategia che usa la rana. Ecco, io credo che abbiamo bisogno sia di persone che siano delle rane, che in qualche modo riescono a risolvere dei problemi, se gli diamo dei problemi da risolvere, e dei problemi che gli mettiamo molto vicino, tipo la rana, ma servono anche persone che siano in grado di capire quali siano i problemi che vanno risolti. Noi gli diamo dei dati, diciamo: con questi dati che ci posso fare? Oggi non credo che il problema fondamentale sia quello dei dati, possiamo avere tantissimi dati, molte aziende hanno un numero incredibile di dati, uno dei problemi fondamentali è che cosa ci faccio con questi dati, come li posso sfruttare per essere più competitivo nel mio business, nel mio mercato. Ecco, io credo che questo sia una skill molto importante, lo sarà sempre più nel futuro. L'altra cosa, viviamo un'epoca di una trasformazione velocissima, forse non riusciamo neanche spesso ad accorgercene. La tecnologia delle automobili, che è una tecnologia che conosciamo benissimo, ci ha impiegato 62 anni a diffondersi, a raggiungere 50 milioni di utenti. Noi esseri umani abbiamo avuto tutto il tempo per capire che è una tecnologia che ha dei vantaggi, ma anche dei problemi, perché può
causare incidenti mortali e anche pericolosi. Abbiamo cambiato il mondo per questa tecnologia, perché abbiamo asfaltato le strade, abbiamo introdotto delle regole, abbiamo detto: guarda, se vuoi fabbricare un'automobile in questa nazione devi avere queste caratteristiche, se vuoi guidare un'automobile devi avere una certa età e devi seguire un certo percorso di formazione, devi avere una patente. TikTok, d'accordo, non è una tecnologia, ma solo per esempio ci ha impiegato 6 mesi a raggiungere 50 milioni di utenti. In 6 mesi noi come esseri umani che cosa riusciamo a capire? Che cosa possiamo pensare di provare a regolare? Ecco, io credo che in questo mondo che ha questa evoluzione velocissima servono persone che non siano soltanto job ready, che siano in grado di affrontare un lavoro, ma che siano future ready, che siano in grado di affrontare un futuro in rapida evoluzione. Ed è molto importante quello che diceva la dottoressa Chinotti, secondo me, dell'etica e di tutti questi discorsi che non sono soltanto tecnologici. Cioè, rendiamoci conto che le tecnologie hanno delle implicazioni non banali e non sono soltanto i sistemi tecnologici, io li chiamerei sistemi socio-tecnologici, quelli che oggi utilizziamo. E sono discorsi tutt'altro che banali, perché molti approcci di machine learning sono inerentemente delle black box e sono quelli che sono più efficienti, sono quelli che funzionano meglio. Facendo un esempio, e poi concludo, noi sappiamo, sempre ritornando al caso del Covid che c'è molto presente oggi, sappiamo quanto è costoso testare con dei tamponi. Pensate un aereo, 200 passeggeri che sbarcano in un aeroporto, pensate significa testare tutte queste persone. Pensate al tempo che richiede, pensate ai costi che questo richiede, perché ogni tampone ha un costo non indifferente. Pensate anche all'invasività di questi tamponi e pensate anche all'errore che questi tamponi fanno. Beh, a Helsinki, in Finlandia, l'anno scorso hanno introdotto dei cani che riuscivano a avere una precisione molto più accurata ai tamponi, essere molto veloci semplicemente annusando dei pezzi che erano stati strofinati sulla pelle delle persone, molto più economici perché non li devo dare solo da mangiare dopo il training a questi cani, e molto più veloci, cioè sbarcano 200 persone da un aereo, vengono annusati, dei tamponi vengono annusati dai cani e queste persone dopo pochi minuti possono andare via, non dobbiamo far aspettare 3 ore. E quindi da tutti i punti di vista questo sistema è molto, diciamo, più conveniente usare i tamponi tradizionali. Qual è il problema fondamentale? È quello di cui discutevamo prima, cioè un problema etico, un problema di black box. Se il tampone è positivo, ho una dimostrazione, so perché è positivo, ho trovato delle tracce del virus. Se il cane mi segnala che quella persona è positiva, non lo so perché il cane è un black box, ha un sistema olfattivo completamente diverso dal mio. E quindi, diciamo, non so se noi possiamo rinunciare a usare questi sistemi che hanno tutti questi vantaggi. Sicuramente per delle applicazioni delicate dovremmo pensarci con molta calma e con molta consapevolezza. Grazie mille. Grazie Giuseppe, no, questa è stata una panoramica necessaria, infatti hai introdotto uno degli argomenti che sollevavo prima, e cioè l'adozione di artificial intelligence è pervasiva, il mercato del lavoro deve essere pronto a appunto coprire tutte le esigenze in termini di competenze. E tu hai parlato di data scientist, sicuramente ovviamente è l'ingrediente principale delle nuove tecnologie di artificial intelligence. In realtà però Ornella sollevava una serie di problemi, abbiamo parlato anche di multidisciplinarietà, cioè l'algoritmo va regolato, le conseguenze legali che intendevi, di cui parlavi sulla privacy, per esempio, di cui parlava Agostino anche sulla privacy, devono essere previste e risolte, quindi c'è un problema anche di competenze legali di diverso tipo, oltre alle appunto competenze di soli, cioè diciamo quelle più tradizionali. Ecco, quello che a partire da queste considerazioni che tu hai introdotto, io vorrei fare un breve giro di consultazioni su se doveste creare un modello di formazione in-house per le competenze che ritenete più cruciali in questo periodo storico e per il vostro
diciamo, modello di business, quale sarebbe? Questo mi piacerebbe sapere, cioè al di là, diciamo, parallelamente alle competenze che reclutate, diciamo così, se doveste implementare delle competenze specifiche che ritenete cruciali, che quale sarebbe quello principale, diciamo così, come programma di formazione? Ecco, io partirei da in ordine inverso, magari Agostino. Grazie. Noi dedichiamo tanto tempo a questo argomento in azienda, che è prevalente, o che era prevalentemente, dal punto di vista delle competenze, siamo tanti di noi sono orgogliosi di essere donne e uomini ingegneri. E poi chiaramente dici, beh, ma allora serve per l'organizzazione, per l'impresa, servono solo, per chi si occupa di tecnologia, solo gli ingegneri. Adesso, quando noi guardiamo le competenze che servono, tantissimo, diciamo, focus è, stiamo lavorando tanto, ad esempio, sul concetto dell'empatia, sul concetto del saper lavorare bene insieme, quindi su quelle caratteristiche delle persone. Ed è lì che questi due temi sono temi per noi fondamentali, perché diamo per scontato che come azienda siamo in grado di dare quel know-how tecnologico che serve. Mentre in realtà è molto più complesso trovare le persone che hanno quelle caratteristiche di apertura, di curiosità, di energia, che consentono di lavorare in ambienti organizzativamente complessi. E quindi oggi, quando noi facciamo ricerca del personale, non ricerchiamo più esclusivamente ingegneri, nulla contro gli ingegneri, per l'amor del cielo, non lo dite, se no da me viene sarà un macello. Però guardiamo, abbiamo una delle ultime assunzioni, una collega che è laureata in filosofia. Chiaramente le competenze economico-finanziarie, ma mi eleverei un attimo al di là della competenza specifica sulle caratteristiche della persona. Nel nostro percorso di selezione del personale, il tema che dicevo all'inizio del mio intervento, sono le caratteristiche fondamentali che cerchiamo. E lo facciamo raffinando sempre di più il modo in cui facciamo le interviste. Ad esempio, uno dei percorsi che stiamo adottando, secondo me funziona molto bene, che sempre nelle persone che intervistano i potenziali nuovi assunti, donne e uomini, ci devono essere, deve esserci parità di genere. Cioè, quindi negli intervistatori ci deve essere sicuramente sempre un uomo e una donna. E noi notiamo che anche nel percorso di selezione delle persone questo aiuta. Perché anche lì deve esserci diversità, perché se no non acceleri quelle caratteristiche che noi stiamo cercando nelle nostre persone. Grazie, quindi mi sembra di capire che sia un problema anche di, non solo di competenze specifiche, ma di, come dire, di personalità del reclutato, quindi l'idea, quello che viene chiamato il soft skill, del saper lavorare insieme. E quindi non necessariamente oggetto di formazione specifica, ma sicuramente da coltivare a livello più generale, insomma, come società, sì, più che a livello di business. Grazie Agostino. Ornella, ti devi unmute. È interessante quello che diceva Agostino, perché voi siete un'organizzazione prevalentemente di ingegneri, noi siamo un'organizzazione prevalentemente di psicologi, ne abbiamo più di 300 e direi che oltre a noi c'è l'esercito americano, no? Quindi è interessante, no? La cosa che trovo interessante è legato al fatto che la nostra organizzazione, pur occupandosi di risorse umane, ha tre caratteristiche, cioè quella di
di un impatto fortemente tecnologico, perché stiamo andando verso, come dire, approcci nuovi. Cambiamo costantemente il nostro modello di business. Prima era territoriale, poi diventa regional, poi diventa funzionale. Ma questo cambiamento sono, come dire, un ritmo costantemente intenso, no? Quindi dove le persone dicono, Dio, ancora cambiamo. Però questo livello, diciamo, di innovazione, sia di modello che di contenuti, no? Richiede... ci siamo resi conto che richiede sostanzialmente delle risorse che hanno sì la loro specializzazione, perché c'è un core business però tornando a quello che diceva prima Giuseppe, aggiungerei che a ognuno di queste persone noi chiediamo di esprimere la loro professionalità, però nella modalità attraverso un'analisi critica delle informazioni di cui loro sono padroni, e poter poi condividere queste informazioni di cui sono padroni in un linguaggio semplice a un collega che fa un altro mestiere. Allora, questo, diciamo, modo di connettersi richiede probabilmente molte caratteristiche, che sono caratteristiche individuali da una parte, e dall'altra parte ci sono degli elementi culturali che possono favorire lo sviluppo di queste caratteristiche. Ora, in una ricerca che noi abbiamo fatto, no? Abbiamo su un numero molto elevato di aziende, abbiamo cercato di capire, quindi diciamo adesso non mi riferisco tanto a SHL, mi riferisco quanto alla ricerca che noi facciamo, quali erano le dimensioni significative in un contesto di evoluzione, diciamo, di business fortemente sostenuto dalla tecnologia. Ecco, sono emerse alcune cose che penso che voi avete già in qualche modo considerato. Cioè, la prima è, in un contesto di fortemente digitale, l'apprendimento e l'innovazione sono centrali. Cioè, ma significa però combinare la capacità di apprendere, di adattarsi a volte e a volte di innovare in un modo però più strategico. Quindi al di là delle definizioni che possiamo dargli, agile, eccetera, quelle che poi le terminologie che tecnici utilizzano, però secondo me è proprio interessante questo elemento, cioè che non basta più una competenza in cui uno è magari è particolarmente, ma è l'insieme di questi elementi, perché io devo continuare a apprendere, mi devo adattare perché spesso l'innovazione non la faccio io, e però nello stesso tempo nel mio ambito devo, come dire, immaginare di pensare a operare in modo diverso. Un altro elemento che è già tornato è l'analisi critica, che rimane sempre centrale. Quindi probabilmente è una vecchia, lo possiamo trovare anche nella filosofia, però è praticamente un vecchio mantra. L'analisi critica rimane sempre al centro e soprattutto adesso dove abbiamo a disposizione molto dati. E poi volevo fare l'ultima riflessione legata a quello che noi chiamiamo una network performance, cioè la capacità di, abbiamo parlato prima di empatia, e in realtà è la capacità in qualche modo di costruire delle relazioni attraverso la collaborazione che stimolano la performance anche di altri e non solo la propria. Quindi non è la semplice collaborazione, ma la capacità di essere uno stimolo per qualcun altro. E questo ha a che fare anche col tema dell'empatia, perché significa comprendere qual è la difficoltà che un altro ha e capire come posso intervenire. Però non è generica, deve essere in qualche modo più specifica. E l'ultimo, che secondo me riguarda molto l'Italia, è determinata dall'eccellenza nell'execution, cioè i processi decisionali e la pianificazione e l'organizzazione. In un contesto che cambia così costantemente, correremmo il rischio solo di innovare e non implementare. Ora, sempre in un'analisi che abbiamo fatto riguardo all'Italia, abbiamo visto che questa è una delle aree più deboli. In generale abbiamo analizzato una popolazione più di 10.000 persone, ed è interessante, ma credo che non stupisca, considerando quello che poi succede in Italia, no? Cioè l'execution non è il cugino povero
della capacità dell'analisi critica, ma è un partner complementare. Grazie Ornella, sono tutti punti cruciali. Io poi avete stimolato delle riflessioni anche come accademica e come docente su che cosa creare, su come creare diciamo, le competenze del futuro. Mi verrebbe da dire che in realtà ricade su di noi la responsabilità di stimolare persone curiose e resilient che riescano a essere flessibili abbastanza da poter assorbire e nuove conoscenze. Immagino Giuseppe sarà d'accordo con me, ma passerei a Giovanna anche sulle competenze specifiche che ritiene cruciali e che ritiene per esempio di dover formare in-house. Giovanna. Sì, io vi racconto cosa abbiamo fatto noi in Invimit. Quando sono arrivata, quindi circa 3 anni fa, abbiamo fatto una promessa. E essendo un immobiliare pubblico, quindi un soggetto pubblico, l'abbiamo fatta diciamo alla collettività. Io dico sempre noi siamo i gestori di tutti voi, perché gestendo patrimonio pubblico, il patrimonio pubblico è di tutti. E la nostra promessa è stata saremo trasparenti, saremo semplici e affidabili. E abbiamo basato tutto il processo di trasformazione della SGR, della società, su queste 3 parole. Ma queste 3 parole però, che sembrano diciamo molto più soft skill che hard skill, quindi è chiaro che mi servono ingegneri, mi servono i data scientist, mi servono tante figure tecniche, ci hanno sostanzialmente guidato. Non si può essere trasparenti se non hai un'infrastruttura di dati potentissima, è impossibile. Quindi siamo stati trasparenti, il nostro sito è stato un sito che se andate abbiamo un'asta pubblicata in questo momento e ci sono 70.000 accessi registrati, quindi 70.000 da gestire vuol dire poi dover seguire questi potenziali clienti. Ma quando il potenziale cliente arriva sul nostro sito trova un track record di dati e di informazioni che sono certi, quindi saremo affidabili. Perché questi dati arrivano direttamente dai sistemi sorgente e questa cosa qui noi l'abbiamo fatta utilizzando quelle che sono le tecnologie che oggi sono a disposizione e saremo semplici. Mi ha fatto piacere ascoltare quello che diceva il dottor Santoni, perché per esempio noi abbiamo attivato un progetto e dopo il primo che ha avuto molto successo, che si chiamava Dante, e abbiamo attivato il secondo progetto che si chiamerà Beatrice. Già è molto carino perché Dante, tutti hanno immaginato che noi l'avessimo fatto per il centenario di Dante, in realtà Dante è un acronimo ed è Digital Access to National Treasury Estate. È una cosa che, pensata in tempi non sospetti rispetto al centenario di Dante, però di fatto avevamo questo imprinting diciamo digitale di backbone di dati e di processi che ci rendessero affidabili. Quindi il nostro processo trasformativo poi è arrivato a pensare a dei prodotti semplici. Beatrice è un fondo che si occuperà di caring e noi lo faremo attraverso proprio quegli schermi di cui parlava il dottor Santoni, che sono quegli schermi che consentiranno di assistere i nostri inquilini in teleassistenza e telemedicina. Perché il mondo del lavoro è cambiato, ma non è cambiato soltanto lo smart working sì o lo smart working no. È cambiato radicalmente e ha colpito tutte le industrie, colpito, io direi, anche impattato positivamente, perché oggi possiamo immaginare delle case che possano fare caring delle persone che vi abitano e soprattutto fare caring in quello che è il luogo nell'immaginario collettivo più sicuro al mondo, la nostra casa, cosa che non è successo durante il Covid, perché la casa è diventata in alcuni luoghi che non potevano essere serviti dalla rete ospedaliera, è diventato invece il punto di isolamento di tantissimi anziani. Noi questo progetto l'abbiamo pensato nel 2019, quindi prima del Covid, e siamo molto diciamo, soddisfatti del fatto che oggi c'è tanta attenzione, anche il PNR dedica molta attenzione a questo capitolo e quindi anche noi andremo sulla strada della semplicità e porteremo una tecnologia invisibile da questi signori, perché la tecnologia di cui parlava il dottor Santoni è una tecnologia molto complessa che però si trasforma con un tasto rosso
con un tasto blu in una cosa super semplice, a prova di anziano e a prova di bambino, perché anche l'educazione è cambiata, l'abbiamo visto tutti, e quindi non è soltanto quello che vorremmo insegnare ai nostri figli, ma cambierà il modo in cui glielo insegneremo, e quell'empatia e tutto quello che ci siamo detti saranno degli strumenti fondamentali per arrivare, anche a distanza, al cuore di un bambino, ma anche ad essere percepito dall'anziano che in quel momento ha bisogno di assistenza. Quindi oggi noi cerchiamo diciamo, di portare poi nel mondo reale queste soft skill di cui si è parlato, ma sotto è indispensabile avere un'infrastruttura tecnologica e avere quelle competenze che appunto ti consentono di essere semplice, affidabile e trasparente. Grazie Giovanna, tu sollevi dei punti eccellenti, perché in realtà quello che io ritengo essere, diciamo, la ricerca del futuro immediato è questo della governance dei dati che vengono raccolti. Infatti parli di trasparenza e io aggiungerei anche creazione di trust, di fiducia nella cessione dei dati, nella gestione dei dati, quando si tratta appunto di patrimonio pubblico, come dicevi. E, per tornare sull'argomento, diciamo, lo dicevamo all'inizio, insomma, la digitalizzazione del mercato del lavoro ha subito un'accelerazione brutale, dicevo, e quindi mi domando, un po' Agostino ne parlava prima, mi domando quale ritenete sia l'impatto più macroscopico, diciamo, di questa, diciamo, della pandemia sulla, diciamo, sulla digitalizzazione del mercato del lavoro, che non necessariamente, come diceva Giovanna, è smart working sì, smart working no. In realtà mi sto cercando di capire qual è, diciamo, l'utilizzo ottimale del face to face rispetto alla digitalizzazione della presenza lavorativa. Cioè, mi chiedo quali siano, secondo voi, le conseguenze a medio e lungo termine di prevalente utilizzo di smart working, di interazioni online, di gestione di competenze diverse in maniera ibrida? Cioè, secondo voi, qual è l'impatto futuro di questa digitalizzazione suprema e accelerata nella gestione delle interazioni umane nel mercato del lavoro e magari anche fuori? E mi chiedo, per esempio, come dicevo prima, quale sia l'impatto di questa di questa diminuzione dell'interazione face to face, che implica anche la diffusione, cioè lo scambio di conoscenze cosiddette tacite, no? E quindi di l'importanza dello scambio informale per esempio sulle potenzialità innovative di un'impresa o anche nell'ambito dell'accademia. E quindi farei questo ultimo giro di considerazioni, dopodiché cercherei di chiudere. Giuseppe, vuoi iniziare tu? Sì, volentieri. Grazie per gli spunti di riflessione. Credo che, appunto, come è stato detto più volte, credo che il Covid abbia poi, la pandemia abbia agito da acceleratore, cioè abbiamo usato degli strumenti tecnologici che in realtà erano disponibili anche prima, ma per cui avevamo una certa inerzia, perché portavano dei cambiamenti alle nostre abitudini tendenzialmente. Io l'altro giorno facevo una riflessione, ma se fosse stato un Covid-94 al posto del Covid-19, cioè se fosse successo 25 anni prima, noi cosa avremmo fatto? Non credo che saremmo stati capaci di continuare a lavorare, di mandare i nostri figli a scuola. Cioè, ricordo nel 94, ad esempio in Italia, la connessione in internet era tariffata a tempo, quindi se tu ti dovevi connettere avevi una bolletta non banale sul telefono. E quindi, diciamo, penso che tutto sommato queste tecnologie ci hanno salvato. Noi come università siamo andati overnight, diciamo, grazie anche, devo riconoscere, all'aiuto che ci ha dato Cisco, perché abbiamo usato Webex come piattaforma, e siamo passati da didattica face to face a didattica completamente online.
e devo dire è stato anche uno sforzo non banale, ma che ci ha costretto a ridisegnare il nostro lavoro, a farci delle domande di base, a dire vabbè, ma cioè, qual è il core business del mio lavoro? Come organizzo il mio lavoro? Il core business del nostro lavoro accademico è fare ricerca, fare didattica e fare altre cose, no? La ricerca tipicamente la facevamo tutti anche con strumenti tecnologici, lavorando con persone sparse per il mondo. La didattica è stata molto più complicata, ma io credo che ci ha fatto fare delle riflessioni e credo che ci abbia fatto migliorare il nostro throughput. Tant'è che noi in prospettiva pensiamo di mantenere anche una parte digitale, anche quando siamo adesso face to face normalmente, ma pensiamo di avere un modello educativo che abbia una componente digitale, perché delle cose funzionano molto meglio in digitale, delle cose funzionano molto meglio face to face. Da quello che so è che, diciamo, non solo in accademia, ma anche in altre organizzazioni, la produttività con il lavoro da remoto è attenuto o è aumentata, nonostante molte preoccupazioni. Sicuramente il lavoro da remoto è un modello ibrido, che è quello verso cui sembra stiamo andando, crea dei problemi non banali, soprattutto per quelle attività in cui la frequenza e l'intensità delle relazioni è molto importante, relazioni casuali e informali. Per esempio, creare innovazione, no? Diciamo, chiaramente è molto più complicato creare innovazione se sono completamente online. Io aggiungerei anche il livello di engagement che ho nella mia organizzazione. Se sono completamente online, rischio di perderlo, perché ho rischio che diminuisca molto, tant'è che, come diceva il dottor Sassoon, noi stiamo negli Stati Uniti, hanno questo grosso problema in cui molte aziende si chiedono: andrò incontro a dell'attrition, cioè perderò delle persone, o come posso fare a trasformare questa attrition in attraction e quindi prendere persone che vengono da altre aziende e da altri settori. Perché molte persone, in fin dei conti, si sono abituate a un ritmo di vita che aveva anche dei benefici, perché riesce a farti gestire anche la tua vita molto più semplicemente, gli impegni familiari. E quindi negli Stati Uniti adesso ci sono molte persone che stanno abbandonando il loro posto di lavoro perché non sono più evidentemente così contenti di ritornare full time nel vecchio modo. Io credo che dovremmo tutti farci delle domande e provare a capire se questo non riesce a far rivoluzionare anche un po' il modo in cui concepiamo il lavoro e tornare a delle domande appunto di base filosofiche, se volete. Io ho avuto la fortuna di lavorare, ho vissuto per un po' negli Stati Uniti, ho avuto la fortuna di lavorare in un laboratorio di ricerca dell'IBM, che è IBM T.J. Watson, Yorktown Heights, il cui edificio è stato progettato da un architetto finlandese. È in un posto bellissimo, in mezzo a una foresta. In questo periodo, tra l'altro in autunno, ottobre, una foresta bellissima, c'è quel cambiamento di foglie, il foliage, per cui vedi questi colori bellissimi, rossi, verdi, gialli, stupendi. Tutte le stanze erano stanze piccole senza finestre, avevi tutti questi grossi corridoi intorno con posti in cui ti potevi sedere, lavagne, altri strumenti anche tecnologici che ti invitavano a uscire dalla tua stanzetta angusta e buia per riuscire a parlare con altre persone. E questo a me ha colpito, è successo, diciamo, un po' di tempo fa, più o meno 30 anni fa, però ha colpito semplicemente il modo in cui è concepito un ambiente di lavoro può dare un segnale molto forte. E credo che forse dovremmo cercare di accelerare anche in questa direzione e quindi pensare a dividere un po' il nostro lavoro come un lavoro individuale che possiamo fare anche da soli, ma lavoro di team in cui c'è un forte engagement, in cui c'è un forte propensione all'innovazione, a rapporti anche destrutturati, se vogliamo, che invece deve essere svolto probabilmente face to face e in un ambiente abbastanza stimolante. Quindi l'idea di tornare in degli uffici in cui la prevalenza è la scrivania
piuttosto che il divano, probabilmente diciamo, può creare qualche attrition negli Stati Uniti, probabilmente anche in Europa, non può essere così stimolante per persone che magari hanno lavorato in maniera remota, in maniera nomade. E credo che dobbiamo pensare appunto a come riuscire a far stimolare questa collaborazione, perché per come noi utilizziamo gli strumenti digitali non è così semplice. Non che gli strumenti digitali non siano capaci di fare questa cosa, però semplicemente la mia impressione è che abbiamo usato anche delle tecnologie molto così vecchie, tipo videoconferenza, quando avremmo potuto forse sperimentare con tecnologie che consentivano di avere anche qualcosa di più. E nella mia impressione le aziende che avevano investito molto prima in queste tecnologie digitali poi sono riuscite anche ad essere molto, molto più competitive. Ok, grazie mille. Grazie Giuseppe. Allora, chiederei brevemente anche a Ornella, Agostino e Giovanna di le vostre considerazioni su cosa ci dobbiamo aspettare sul futuro della, dello smart working and beyond. Ornella. Eccomi. Se proviamo a pensare allo smart working, come dire, staccato un po' da quello che è la pandemia, so che è difficile, no? Però in fondo è forse proprio la rappresentazione concreta dell'ibridizzazione tra digitale e fisico. Quindi la sua efficacia probabilmente dipende dall'equilibrio di questi due mondi. Se prevale la parte, chiamiamola analogica, forse perdiamo l'appuntamento con il futuro. Se prevale invece la parte, la polarizzazione sul digitale, forse dovremmo rinunciamo a una dimensione che è forse più di costruzione relazionale. Allora, mi sembrava, stavo riflettendo a questo aspetto, no? Quindi a sganciarlo un po' dalla pandemia e a capire in che modo valorizzare, no? Quindi cosa ci possiamo, cioè, forse potremmo dire non è tanto quello che ci possiamo aspettare, ma quello che possiamo creare. No? E quali sono le dimensioni importanti di cura in un lavoro a remoto o da remoto? Intanto è, secondo me, un po' andare a cercare, capire quali sono negli individui le loro modalità e abitudini di lavoro, cioè quindi il grado di autonomia, se rimangono focalizzati, se hanno capacità di mantenere l'attenzione e così via. Le relazioni lavorative, come si costruiscono, come posso scambiare la conoscenza, come posso essere efficace nel dare supporto agli altri. E un ultimo punto che è emerso proprio adesso dopo la pandemia è come continuo ad imparare in una relazione ibrida e come posso mantenere il mio stato di benessere, perché noi abbiamo visto che dietro questa alta produttività che c'è stata in questo, soprattutto l'anno scorso, si è mascherato di fatto che cosa? Una forza di lavoro esausta. No. Quindi questo è un altro elemento che io volevo sottolineare. È molto difficile trarre delle conclusioni adesso. Penso che le potremmo trarre fra un pochino. Adesso stiamo ancora in una fase di sperimentazione, tutti. Ed è una, interessante perché è una sperimentazione che non esclude nessuno. Non esclude i giovani, non esclude le persone più senior. Ecco, posso condividere con voi una cosa che mi ha colpito. Quindi, Maria, non so darti una risposta, però sono in una fase ancora di raccolta dei dati, no? Però la cosa che mi ha colpito è questo, che mi fa proprio pensare a quanto sia importante lavorare sull'individuo e non fare generalizzazioni. Cioè, da una serie di dati che abbiamo analizzato abbiamo visto delle differenze interessanti tra generazioni, un approccio diverso. Cioè, i giovani, e per me è stata un po' una sorpresa, tendono ad avere più difficoltà a collaborare e a mantenere relazioni positive, proprio perché evidentemente sono da poco all'interno delle organizzazioni, si devono ancora sperimentare nella costruzione delle relazioni. Quindi pur essendo magari innovativi, la mancanza di relazione non li aiuta a come dire, a portare questo capitale. E quindi questo secondo me è un primo livello di attenzione. Gli over 55 mostrano delle difficoltà a mantenere un well-being,
Cioè, e occuparsi contemporaneamente del proprio apprendimento. Fanno fatica ad apprendere da lontano perché hanno dei modelli che sono magari modelli più di imitazione, di role model e così via, e di gestione del tempo efficacemente. E ancora, invece, la popolazione intermedia, ed è questo secondo me un tema interessante, quelli che stanno tra i 35 e i 44 anni, e 44, 45 anni, sono quelli che hanno un po' più skill, sono più skillati, chiamiamole così, per affrontare questo lavoro ibrido, in quanto sono in grado sia di esprimere l'autonomia, sia di mantenere un supporto agli altri e mantenere il proprio well-being, e sono capaci di apprendere anche a remoto. Quindi secondo me è un po' questo che dobbiamo cercare di capire, cioè come aiutare le persone, e se ci sono altri dati, altre generalizzazioni che possiamo fare, va bene, ma non possiamo pensare, come ho sentito dire, riskilliamo tutti, facciamo il reskilling, perché secondo me questo reskilling corre il rischio di essere troppo generalistico. Quindi ritorno al tema di una maggiore puntualità di analisi dei dati per poter fornire alle persone quello che davvero gli serve. Grazie Nella, come al solito degli spunti interessantissimi. Passerei, dunque, Agostino aveva già più o meno identificato gli effetti dello smart working in tempi di pandemia, quindi forse non so se vuoi aggiungere qualcosa, altrimenti passerei a Giovanna brevemente per poi chiudere. Allora, un tweet, un messaggio ricevuto, un tweet per dire, e lo voglio rinforzare, abbiamo imparato che le persone vogliono scegliere, abbiamo anche imparato che per trasformare il modo di lavorare ci sono quattro aree di grande attenzione: le persone, i processi, le tecnologie e le regole. Vincerà chi riuscirà nel nuovo percorso che le persone ci chiedono, che le aziende devono interpretare bene, aziende, città e pubbliche amministrazioni, devono interpretare chi integrerà meglio questi quattro parametri e chi li farà propri. E aggiungo io che la leadership, il caso di Luis è stato un caso interessante, lì non è stato il merito di Cisco. Lì, diciamo, i leader dell'università hanno deciso in un giorno di cambiare il metodo di studio. Chapeau! E quindi per me quello non è, dice, ma la Cisco è brava o non è brava. No, sono stati bravi loro che hanno preso una decisione fortissima. E quindi questo per me è nella categoria delle quattro cose: persone, processi, tecnologie e regole. Questo è il mio tweet finale. Grazie Agostino. In effetti, chapeau e credito al nostro rettore Andrea Principe, che in effetti ha deciso da un giorno all'altro, l'anno scorso, di passare al Cisco. Grazie. Giovanna, ultime battute per poi chiudere. Allora, sì, chiudere il tema dello smart working è un tema sicuramente molto, come dire, non è solo interessante, è molto stimolante, perché dà veramente adito a milioni di ragionamenti. Però io leggevo di Amazon e di Jeff Bezos, quando lui ha questa regola che è la two pizzas rule, cioè quindi la regola delle due pizze, cioè il team di lavoro, small team, big success, e dei piccoli team di lavoro che siano che possano, durante le serate in cui magari si fa tardi, poter dividere due pizze, cioè, come dire, i team non devono essere troppo grandi, perché devono poter dividere queste due pizze quando c'è da rimanere per risolvere un problema o per creare una nuova idea. Ecco, quello è una cosa che io ricordo del mio percorso e della mia carriera, in cui sono rimasta con dei colleghi magari anche a mangiare una pizza insieme per poter risolvere un tema o per creare qualcosa di nuovo. Ecco, io vorrei proprio che questo salto nel futuro non ci facesse dimenticare forse un appuntamento col presente, perché il presente è oggi ed è fatto anche di queste cose. Durante la pandemia, in cui abbiamo lavorato tutti tantissimo, il contesto in cui le persone lavoravano, proprio per motivazioni legate anche alla privacy, non era noto.
E io mi trovavo, ecco, quando parliamo del leader che lavora poi in questi contesti, mi trovavo a dover intuire se c'era qualcosa in quella famiglia che magari non stava andando bene. E quel contesto diventava un contesto molto difficile per chi in quel momento stava cercando anche di lavorare. E allora non si possono fare troppe cose contemporaneamente, perché purtroppo lo smart working ha creato anche dei fenomeni di burnout e ha creato anche però delle situazioni in cui abbiamo fatto tutti almeno 3-4 cose contemporaneamente. E questo però non vuol dire conciliare di più la vita lavorativa con il lavoro, con la famiglia, vuol dire, diciamo, esporsi anche a delle situazioni non equilibrate. E quindi io preferirei avere delle persone in ufficio che riescono a concentrarsi nel tempo che serve e a condividere anche delle emozioni che si generano in ufficio, delle idee, la creatività, e poi anche a essere sereni a casa quando invece hanno da dedicare del tempo esclusivo alla propria famiglia. Quindi lo smart working è veramente uno strumento potentissimo, che però può avere degli impatti sia positivi che negativi sulla vita di ciascuno di noi. Grazie infinite a tutti, avete fornito degli spunti eccellenti di riflessione che provo a riassumere con qualche parola chiave, diciamo così, più che un discorso articolato. A me sembra che siano venute fuori diciamo delle considerazioni importanti, innanzitutto su come, quanto e come adottare intelligenza artificiale, quindi diciamo l'ultima rappresentazione dell'automazione digitale nei diversi contesti di business, e mi sembra di capire che questo futuro del lavoro tra fisico e digitale abbia bisogno di equilibrio, cioè equilibrio di adozione del digitale, ma anche il ruolo dei task umani, come dire, delle competenze che sono non specificatamente e scientifiche. È venuto fuori appunto che l'importanza di accompagnare la digitalizzazione del mercato del lavoro abbia bisogno di competenze multidisciplinari e abbia bisogno di competenze che siano che abbiano come diciamo come core ingredient anche le cosiddette soft skills, e cioè delle competenze di capacità di interagire con gli altri, eccetera. Per cui mi sembra di capire che appunto c'è molta riflessione da fare, alcune cose sono ancora da analizzare e da studiare, quindi è compito nostro poter continuare a scavare in quale sarà il futuro del lavoro. In tutto questo io ripasserei dunque la parola ad Enrico e vi ringrazio enormemente per le riflessioni e per la sessione. Grazie, grazie Maria, grazie. Mi unisco a te naturalmente nel ringraziare intanto certamente Chairman Maria Savona e poi Ornella Chinotti, Giovanna Della Posta, Giuseppe Italiano e il grande amico Agostino ciao, che non ci siamo salutati prima. Se permetti Maria, anch'io aggiungo tre pillole che avete, tre pillole preziose che ci avete messo sul tavolo. Siamo assolutamente in una fase di transizione, quindi quello che un attimo fa ha detto Ornella, siamo nel pieno di questo fenomeno, quindi ci avete dato moltissimi spaccati e spunti e questi ci servono per vivere questo momento di passaggio che è veramente molto articolato e soprattutto è inaspettato, e di conseguenza lo dobbiamo valutare e calibrare nella vita e nel lavoro. Siamo nel mezzo. Nessuno ha mai potuto misurare un fenomeno standoci dentro, è chiaro che bisogna aspettare di uscirne e essere degli osservatori esterni, altrimenti il principio di indeterminazione di Heisenberg fa la sua funzione. Un altro elemento molto importante è che effettivamente, come ci ha ricordato Giovanna, c'è una necessità di valutare bene quello che sono le relazioni all'interno
per esempio di un gruppo di lavoro, ma poi estendendo un po' a tutta l'azienda, e ho trovato preziosissimo il suo richiamo, che non conoscevo peraltro, di Jeff Bezos e della regola delle due pizze. Personalmente credo che la farò mia, perché effettivamente, no, questo non dimentichiamoci mai che le organizzazioni sono organizzazioni, quindi anche la suddivisione del lavoro parcellizzato e individualizzato e portato un po' all'esterno e un po' all'interno richiede che l'organizzazione in qualche momento ritrovi un suo momento di sintesi e che quindi si ricostruisca un qualche cosa che viene suddiviso in parti, perché siamo all'interno di questa nuova realtà. E anche questo, io credo che bisogna essere molto semplici poi alla fine, no? Quando si valutano queste cose, perché è la vita ed è il lavoro, non possiamo dimenticarci che dobbiamo riuscire a coniugare queste nuove esigenze, giustamente, no? Avete detto, ascoltiamo quello che le persone perché devono stare veramente al centro dell'attenzione, ma poi una volta ascoltato tutto questo va riportato a sintesi. Quindi qui sono state dei suggerimenti, all'interno di tante cose che avete detto che sono veramente importantissime, che ci portiamo via, ma che soprattutto serviranno un po' da base anche agli incontri di domani, che io spero che voi potrete seguire, perché sicuramente porteranno avanti questo genere di considerazioni, di valutazioni, per trovare quello che è l'equilibrio che avete poi alla fine auspicato e che bisognerà prima o poi trovare. Quindi grazie mille a tutti.